Buonasera a tutti quanti, benvenuti a questa serata del 35esimo Torino Film Festival. Il film che state per vedere, lo saprete, si chiama Sequence Break e lo presentiamo nella nostra sezione dedicata al cinema di genere, al cinema obliquo, al cinema dark, che si chiama After Hours. Il film di questa sera ci porta in territori lontani di qualche decennio. Si respira lo spirito degli anni Ottanta. In questo film si respira lo spirito degli anni Ottanta perché si parla di videogame vintage e perché si parla di cinema horror che è molto vicino, ispirato, ma in maniera assolutamente non replicativa e pedissequa del cinema, del body horror di David Cronenberg. Videodrome e Existence sono dei film che sicuramente vi verranno alla mente vedendo questo film. Il protagonista è un ragazzo che si chiama Oz, che lavora in un laboratorio di riparazione di vecchi computer, vecchie console, un ragazzo molto solitario che all'inizio del film, quindi non vi sto spoilerando nulla, si imbatte prima, anzi quasi contemporaneamente, si imbatte nella ragazza che potrebbe diventare la donna della sua vita, seppur frenato dalla timidezza che si porta appresso, in una scheda madre di un videogioco, di un arcade game molto particolare che rischia di diventare per lui letale, per la sua sanità mentale, per la sua incolumità fisica. Con noi questa sera per presentare il film c'è il regista Graham Skipper. Ringraziamo Graham per essere qui con noi e ecco, gli volevo chiedere prima di tutto se c'è qualcosa che gli preme dire prima della visione del film e poi di raccontarci qualcosa su questa sua prima regia e su come ha sviluppato quest'idea e che tipo di storia voleva raccontare. I am thrilled to be in Torino. It's my first time in Italy and this has been just wonderful. Grazie mille. I wrote a simple love story about a guy, a girl, and an evil video arcade machine. So I hope you all are ready to get slimy and weird. So if you're ready to get slimy and weird, I'll get slimy and weird with you. Thank you. Buonasera, sono emozionatissimo e davvero molto felice di essere qui. È la prima volta che sono in Italia e la prima volta nella vostra meravigliosissima città qui a Torino. Il film che vedrete questa sera è una storia d'amore, parla di un ragazzo, di una ragazza e di un cattivo, una macchina, un videogioco in una sala giochi che diventerà stranissima e anche un po' schifiltosa, melmosa. Quindi se voi siete pronti ad entrare in questa atmosfera un po' melmosa, io mi unirò a voi. Graham, con Graham abbiamo avuto occasione di conoscerci oggi in giornata e abbiamo parlato del film che ovviamente non è solo ispirato da David Cronenberg, ma da molto altro ancora e soprattutto dalla personale creatività del regista, ma c'è un autore che oggi mi hai nominato, che ti è molto caro, che è stata un'ispirazione e la t-shirt che indossi questa sera in qualche modo ne è testimonianza. Forse lo vuoi raccontare al nostro pubblico? Yes, I was saying this morning that my director of photography and I had one rule while making this film, and that was what would Dario Argento do when it came to lighting? I'm wearing my Suspiria shirt for good luck tonight, and I love primary colors, I love big bold choices, I love crazy things happening on screen that are totally unafraid to be bizarre, and so I think it's very fitting that, you know, here we are in Torino, where I know Argento filmed so much of his stuff. In fact, just yesterday I stumbled upon a statue from the opening of Profondo Rosso and I went, ah! So, yes, Argento, his soul, I like to think, is in this film. Graham,
Sì, è vero, stamattina durante la conferenza stampa parlavamo del mio direttore della fotografia e del fatto che noi avevamo una regola che seguivamo durante le riprese, quando giravamo il nostro film, ed era sempre domandarsi: ma cosa farebbe Dario Argento in questa situazione, con le luci per esempio? E quindi questa sera ho indossato la mia maglietta Suspiria come buona fortuna per la serata. E ho sempre seguito quelle che sono state le sue idee nel cinema, tutte le scelte coraggiose che lui faceva quando faceva apparire delle cose strane, bizzarre sul grande schermo. Mi sono sempre piaciute, le ho sempre seguite. I colori primari anche io li adoro. E tra l'altro, proprio ieri mi sono imbattuto in una statua girando qui per Torino, che era la statua di Profondo Rosso. Quindi grazie a Dario Argento, che è proprio l'anima del mio film. Bene, noi ci siamo, quando abbiamo visto questo film, ci siamo subito immersi, come diceva Graham, nelle sue atmosfere, nelle sue perversioni tecnocarnali. Ci siamo molto divertiti, speriamo che vi divertiate anche voi. Grazie a Graham Skipper e grazie a voi tutti quanti per essere qui questa sera. Grazie mille.